bentornati sul mio canale. Quest'oggi mi vedete in una nuova angolazione della casa, cioè in realtà sono oltre il banco della penisola dove mi vedete sempre, perché ci tenevo a farvi questo video dove vi mostrerò alcuni acquisti in make-up che ho fatto di recente, tra cui i rossetti di Clio, come vi accennavo nell'ultimo video, e ci tenevo a non accendere i faretti in cucina in modo da non alterare i colori. Quindi mi sono messa, diciamo, nell'angolo più esposto alla luce che ho alle 8 di sera in casa, e vi farei vedere però subito acquisti che ho fatto innanzitutto da Kiko, perché ho usufruito, oggi che è 8 giugno, sono andata da Kiko, ho usufruito dello sconto 2 più 2, quindi acquistando due prodotti a scelta, ma tra prodotti selezionati, i due meno cari, scusate, acquistando quattro prodotti, i due meno cari venivano in omaggio, però non era, diciamo, su tutto la sua quindi su tutto il negozio, ma solo su articoli selezionati. Ad esempio, ovviamente la nuova collezione non aveva nessun articolo che usufruisse del 2 più 2. Io comunque ero entrata appositamente per vedere la nuova collezione, che è quella Beyond Limits, e in particolare puntavo, visto appunto dal sito, il blush in stick, e infatti l'ho acquistato. Allora, io l'ho preso nella colorazione 02. E vi faccio vedere subito. È piccolino, però lo ritengo appunto proprio per questo ancora più comodo da portare in borsetta. Io penso che lo metterò anche nella valigia dell'ospedale, perché magari da darmi un tocco di sapete, un po' di aria sana dopo che avrò partorito. Comunque, il colore che ho preso io appunto è lo 02, è, diciamo, ce n'erano tre colorazioni, uno un pochino più aranciato e l'altro proprio un pochino più scuro di questo. Io ho preso la via di mezzo, ve lo mostro comunque sulla mano. Ovviamente lo vedete così ed è un rosato, però poi andandolo a scaldare sulla pelle, secondo me dà appunto proprio quel tocco di aria sana anche a chi ha magari partorito da qualche ora, e quindi ho deciso di acquistarlo. Questo qui ovviamente non era quindi scontato, perché appunto faceva parte della nuova collezione, e l'ho pagato 6,99 euro. Mi ispiravano tantissimo anche i mattitoni, però non l'ho comprato, non li ho acquistati, perché di quelli veramente sono piena. E ho preso poi questo. Invece faceva parte del, diciamo, del banco dove c'erano appunto prodotti che usufruivano della promozione, e ho preso questo, diciamo, primer, per così dire, Smart Radiance Cream 3 in 1, primer più cream più highlighter, ed è sicuramente l'avrete già visto perché comunque non è una novità ed è in linea permanente. Questo qui l'ho pagato 14,99 euro e io l'ho preso nella colorazione 03 Glowing Rose. È praticamente appunto come un primer che voi dovete andare a utilizzare prima del fondotinta, se volete mettere il fondotinta, proprio un pochino per uniformare l'incarnato, ma soprattutto per illuminarlo. È carinissimo il fatto che ha appunto queste setoline, e quindi si applica praticamente, l'ho andato ad applicare come se fosse un fondotinta, e eccolo qua. Praticamente è in crema. Poi voi lo andate a spalmare. Ora, io in negozio poi ovviamente l'ho spalmato direttamente col dito per vedere l'effetto, ed è appunto luminosissimo. Ora, qua in casa sicuramente non si vedrà nulla, forse così qualcosa si vede. Comunque va appunto a uniformare l'incarnato e soprattutto a rendere il viso più luminoso. Passando quindi ai prodotti che quindi in realtà mi sono venuti scontati, cioè scontati in omaggio, ho preso una palette. Questa lo so che è l'ennesima palette che ho, ma mi ha colpito per il fatto che è piccolissima, cioè vedete, sta proprio in una mano. L'unica, proprio se andiamo a vedere, l'unica pecca, ecco, che ha è che non ha di specchietto, quindi però per quello che ne devo fare io non sono solita, ecco, a portarmi trucchi dietro, soprattutto da quando sono mamma, difficilmente mi rifaccio il trucco per strada.
questa palette l'ho pensata per i viaggi, insomma, quando si va via e non si ha voglia magari appunto di portare palette più ingombranti. Io infatti sono solita usare quasi sempre la stessa, che è una di L'Oreal, che è più o meno così piccolina, e appunto trovo comodo il fatto che non mi debba portare dietro appunto queste palette un pochino più ingombranti. La palette in questione è questa, e con i colori appunto adatti al mio incarnato, ai miei colori, ed è la numero 01. Questa qui l'ho pagata, cioè l'avrei dovuta pagare 6,45 euro, e invece mi è venuta omaggio. E mi piace il fatto che abbia sia dei colori shimmer, ora io non so cosa che si riesca a vedere. Sia dei colori opachi. Gli opachi in realtà sono solo gli ultimi due, ovvero i marroni, mentre tutti gli altri hanno un pochino di glitterini. I colori che mi hanno, diciamo, conquistato di più, per cui ho deciso proprio di acquistarla, sono in realtà proprio questi due, perché sono quelli poi alla fine più estivi, soprattutto questo salmone, che secondo me è anche utilizzato da solo magari contornando l'occhio con una matita nera, con una matita marrone, a parer mio rende comunque già un bel trucco senza dover fare chissà quante sfumature, chissà quanti passaggi utilizzando un solo colore. Quindi insomma non vedo l'ora di metterla all'opera e di provare soprattutto questo color salmone. Poi ho acquistato quindi una matita, questa appunto non mi è venuto omaggio perché la palette costava 6,45 e la matita 6,95, quindi ovviamente mi hanno passato la palette in omaggio e non la matita. Una matita per labbra, da contorno labbra, ma che io ultimamente soprattutto utilizzo tantissimo come se fossero delle tinte. Anche oggi infatti ho su una matita, sempre di Kiko, che avevo acquistato, ve l'avevo fatto vedere forse su Instagram, se non mi seguite mi trovate come Rosy Vita da Mamma, e di quelle diciamo automatiche. Mi ci trovo bene perché comunque la matita ha una durata ovviamente quasi come una tinta labbra, con la differenza che io solitamente metto burro di cacao prima di applicare prodotti sulle labbra, però ovviamente con una tinta labbra il burro di cacao un pochino fa svanire, quindi trasferisce il colore. E invece mettendo burro di cacao e poi una matita labbra non mi secca e allo stesso tempo il colore resta senza trasferirsi. Comunque ho acquistato della linea, questa che linea è? Waterflower Magic, la numero 04, che è questo bellissimo color corallo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Magari ve lo faccio vedere sulla mano. E io questi colori per l'estate li adoro. Sembra simile a quello che ho sulle labbra, però quello che ho sulle labbra in realtà è un rosso, è molto simile alla maglietta che indosso oggi. E questo invece è un pochino più corallo. E appunto questa in realtà l'ho acquistata, l'ho pagata, quindi 6,95 euro. Poi, quindi in omaggio mi è venuto lo smalto, perché non potevo non comprare uno smalto, anche se in realtà ultimamente non lo porto per il discorso che in ospedale di solito chiedono di non portarci, cioè comunque di arrivarci con l'unghia nuda al momento del parto. Comunque ho comprato quindi questo smalto qui, che è molto simile alla matita, infatti della stessa linea, Waterflower Magic, il numero 02, questo bellissimo corallo, cioè secondo me è praticamente il gemellino della matita come colore. E questo quindi mi è venuto in omaggio, e anziché pagarlo 4,95 euro mi è stato regalato, mi è stato omaggiato. Quindi da Kiko ho finito, poi sono andata da Bottega Verde. Da Bottega Verde essenzialmente ho usufruito di una cartolina perché veramente è scoppiato il caldo e a me si stanno gonfiando i piedi. Quindi adoro in generale questi prodotti di Bottega Verde per quanto riguarda la cura dei piedi. Quindi in generale le loro creme le trovo profumatissime, anche i sali per il pediluvio. E così ho deciso insomma di comprare lo spray rinfrescante per piedi e gambe, diciamo un po' un'azione defaticante, quello effetto ice fresco, con olio essenziale di menta, ed è questo qui, e appunto ho usufruito di uno sconto e quindi l'ho pagato 3,99 euro anziché 13,99 euro.
Hanno cambiato il pack perché io l'avevo acquistato forse l'estate scorsa, comunque era un verde scuro, adesso hanno fatto questo color verde salvia, ma il prodotto è sempre lo stesso, sempre con questo buonissimo profumo di menta. E poi sempre utilizzando la cartolina, quindi sempre per 3,99 € anziché 12,99 €. Ho acquistato il deodorante, c'erano tutti i deodoranti a scelta a 3,99 € e io ho deciso questa volta di prendere questo al pepe rosa, che in realtà non avevo mai, che non ho mai usato. È veramente buono, anche perché ero partita con l'idea di riacquistare Iris, che l'avevo preso mesi fa, però non so se perché in gravidanza si cambia tutto, gli ormoni ci fanno questi brutti scherzi, mi dava fastidio, lo sentivo troppo forte e quindi invece pepe rosa lo trovo molto molto delicato rispetto a Iris, allora ho deciso di acquistare questo e anche questo penso di portarlo comunque in ospedale perché è un deodorante e quindi ovviamente non credo di mettere profumo, però ad ogni modo è un deodorante profumato, quindi insomma magari porterò anche questo nel beauty.